Eccoci qua, ciao a tutti amici di GameSurf, siamo in compagnia di Unravel. Come sempre fatemi sapere se vedete tutto, se è tutto ok, se mi sentite. La di Twitch e siamo, come dicevo, in compagnia di Unravel, un titolo abbastanza atteso, soprattutto perché è stato presentato, diciamo, con piacevole interesse durante la conferenza E3 di Los Angeles l'anno scorso, attirandosi subito un sacco di attenzioni. Io avevo già avuto modo di provarlo. Devo ammettere che mi era piaciuto davvero tanto il gioco, davvero tanto, e adesso lo sto giocando per recensirlo e posso tranquillamente dirvi che, insomma, merita parecchio. Ma andiamo avanti. Allora, lui e Yarny. Personaggio molto simpatico. Tra l'altro Electronic Arts ci ha regalato un bellissimo pupazzetto che è qui sulla mia scrivania, che fa capolino davanti allo schermo. Magari poi sul sito vi metterò la foto di questo pupazzetto se vi interessa vederlo. Il gioco consiste... è una bellissima storia innanzitutto. È una storia che parla di ricordi, di famiglia, di sentimenti. Io lo sto giocando e mi sta emozionando veramente veramente tanto. Ha una narrazione veramente particolare e non è da tutto che sviluppa una sorta di misto tra un puzzle game e un platform game, in cui ovviamente Yarny, essendo nato da un batuffolo di lana, da un gomitolo di lana, ha questa corda che si porta dietro e ovviamente è quella che ci permette sostanzialmente di superare varie aree di gioco. Ma entriamo nel primo livello. Io sono già andato avanti perché lo sto giocando per recensirlo, ma vi faccio vedere, insomma, qualche livello qua e là. Nel frattempo, ciao Diego Ponza, tutto bene? Spero sì. No, in realtà qua mi sa che sono entrato nel terzo livello. Mi sa. Adesso vediamo. No, questo è il primo, quindi stiamo partendo. Attenzione, Luca è già partito con la filosofia. È il sottile filo che lega i ricordi. Bravo Luca, non volevo fare spoiler, ma ci hai pensato tu, quindi non me ne assumo le responsabilità, nel senso che ovviamente poi Yarny avrà tutto un grosso significato nella storia del gioco. E come vedete, questo primo livello, che si chiama Carrier d'Erbacce, serve per introdurre quelle che sono le meccaniche di gioco di Unravel, che, come dicevo, si basa sostanzialmente su alcuni minigiochi, alcuni puzzle game dedicati alla fisica, in cui attraverso il filo che lega i ricordi dei protagonisti della storia, così Luca è contento che sono preciso, ci permette di risolvere alcuni momenti, alcune situazioni di gioco. Il gioco mi sta piacendo, ve lo dico sin da subito, così qualsiasi dubbio è fugato. Devo ammettere che comunque il lavoro svolto, soprattutto sotto l'aspetto tecnico e di gameplay, mi è piaciuto molto. Pecca un pochettino, almeno fino a dove sono arrivato adesso, nel level design, perché comunque il meccanismo del gameplay che è stato sviluppato, che adesso vedremo insieme, è interessantissimo,
Però in alcuni frangenti, almeno al momento, non è ancora sbocciato del tutto. Mi aspetto che, insomma, cresca un pochettino in termini di difficoltà e di trabocchetti da dover superare nel gioco. Il filo può essere annodato, come vedete, in diversi momenti, in diversi punti della mappa, e questo ci permette di creare una sorta di trampolino per poter raggiungere aree di gioco che stanno più in alto rispetto a noi, o anche più lontano, perché si può saltare anche sulla distanza, come in questo caso. Ciao Jox, benvenuto. Se non l'hai ancora fatto e ti piace la trasmissione che stiamo facendo, metti un like al nostro canale, un bel follow. Nel frattempo saluto anche chi è arrivato, RizzoP83, ciao. Mi raccomando ragazzi, se non dovessi riuscire a superare qualche parte di livello, io mi affido a voi, sono sicuro che grazie a voi riusciremo a superare tutto quanto. Luca sottolinea che anche la musica è bellissima. Io non me la sento di dargli torto, perché a livello di OST, di colonna sonora, il gioco mi piace tantissimo. Devo ammettere che il lavoro svolto in questo senso è davvero... qua, se non mi ricordo male... come vedete, anche in questo caso che sto trasportando le mine, sto facendo tutti questi giochetti, essere una qui, infatti. Proviamoci. Yarny non ha grossa resistenza nell'acqua, ve lo dico, quindi non sopravvive per più di qualche secondo se viene a contatto. Se arriva a contatto con l'acqua non resiste per molto tempo. Come vi diceva anche l'immagine, la scritta in sovraimpressione, ovviamente essendo trabocchetti è possibile rimanere bloccati, anche se non mi è capitato spessissimo. Ovviamente tramite un tasto che è il giù del D-pad si può resettare, diciamo, l'enigma e provare a superarlo in modo differente. Come vedete, anche questa cosa non ve l'ho detta, Yarny ha una certa lunghezza, il filo di Yarny ha una certa lunghezza. Dopo un tot bisogna cercare di trovare queste matasse che fanno recuperare filo al nostro protagonista, e questo ci permette di proseguire la nostra avventura. Quindi anche il modo in cui utilizziamo il filo per gli enigmi, quanto ne lasciamo indietro, quanto ne usiamo in più di quello che dovrebbe, può andare a determinare il successo o meno di una sezione di gioco. Come vedete, gli oggetti si possono anche tirare. Graficamente il titolo mi sta piacendo veramente tantissimo. Non solo Yarny, ma tutto il contesto, come vedete, ha un non so che di estremamente realistico, che associato alla musica che sentite in sottofondo è proprio una cosa estremamente rilassante.
prima ho sbagliato e quindi devo ricominciare. Dovevo prendere anche l'ultima corda. Uno. Due. Tre e quattro, quello là. Ecco. Allora, Jox 24 mi chiede se sto giocando, su che piattaforma sto giocando. Sto giocando su Xbox One. Non ho avuto modo di vedere la versione PC. Ho avuto modo di giocare a Colonia durante la Gamescom la versione PS4 e sostanzialmente, da quello che mi ricordo, non c'è una grossissima differenza in termini di comparto tecnico tra le varie console. Allora, andiamo qua. Allora, forse bisogna creare un passaggio per quel giocattolo. Esatto, infatti dovevamo creare un ponticello per poter portare su. Mi servirà, immagino, per qualcosa più avanti. Ah, forse serve per fare da contrappeso qua. E infatti è così. Allora, il gioco esce oggi. Dovrebbe uscire anche per PC. Non so se già oggi insieme alle versioni console. Sicuramente per PS4 e Xbox One esce oggi. Ciondolare l'altalena, serve qualcosa. Forse no. Luca parla della programmazione della settimana. Nel frattempo io vi ricordo che oggi le trasmissioni sono veramente non stop, perché giocheremo per un'oretta e mezza a questo, ma alle 6 ci sarà ancora con noi un'altra diretta. Ci sarà Fabio che vi mostra, se non mi ricordo male, Dying Light, l'espansione The Following, che anche quella, avendola provata, vi posso assicurare essere una figata tremenda. Allora, qua nel frattempo, capire, superare. Ah, ma forse bastava fare questo. Infatti. Procediamo nella nostra avventura. Servirà a fare sta roba. Forse sì, perché bisogna portare su questo qua. Allora, forse abbiamo sbagliato, ci conviene togliere questo. Togliere questo. Togliere da questo qui e farli poi in sequenza in modo da creare un ponte. Ecco qua, così. Mamma mia, quanta intelligenza, ragazzi, quanta intelligenza. Ovviamente pochissima.
Allora, qua, se vedete, mi soffermo un attimo, ci sono delle luci, delle lucine che sbrilluccicano. Quella cosa lì è il segnale di un segreto già raccolto. Perché? Perché nei livelli, oltre a completarli a mero scopo narrativo, ci sono 5 segreti in ogni livello da dover raccogliere. Questo serve per anche per aumentare un pochettino, diciamo, la longevità del gioco. Ogni livello, invece, in ogni livello dovremo cercare di arrivare alla fine per recuperare questo elemento, che è una sorta di spilletta fatta sempre in lana, da aggiungere al quaderno, al diario di gioco. Fare questo ci sbloccherà nei ricordi di questa signora, perché la storia è ambientata nella casa di una signora, e ci racconta, insomma, la storia della sua famiglia, di quello che è successo. Se infatti noi andiamo qui, come vedete abbiamo sbloccato l'obiettivo, abbiamo recuperato la spilletta del primo livello, e questo ci sblocca immagini, foto. Ovviamente qua trovate... non ve le faccio vedere tutte, perché ci sono anche immagini che vanno sui livelli successivi, quindi magari avete anche il piacere poi voi di scoprirle. Tra l'altro le foto sono bellissime, sono fatte in pieno stile Polaroid anni 80-90, quindi insomma mi piace tantissimo. Ma proseguiamo, proseguiamo, signori, e vi faccio vedere il secondo livello, che è l'omare. Allora, Jox24 dice: comunque secondo me questo gioco anche a livello di enigma è fantastico, ti fa ragionare per vari minuti certi enigmi. Sì, non ho ancora trovato niente di davvero impegnativo, però comunque un minimo di ragionamento e un minimo di cervello ce lo devi mettere, e questo è sicuramente positivo, trattandosi poi soprattutto di un puzzle platform. È abbastanza fondamentale che gli enigmi siano divertenti. Come vedete qui cambiamo ambientazione, e devo ammettere che ogni cambio di location è un impatto a livello visivo incredibile, perché è bellissimo da vedere. Sullo sfondo, come vedete, ci sono i ricordi della famiglia, e anche questo è qualcosa di bellissimo, perché aggiunge sempre un pochettino alla volta tanti nuovi piccoli elementi narrativi, quindi insomma meritevole, meritevole. Luca giustamente non è convinto del fatto che siano difficili, perché io riesco a superarli e io non posso che darti ragione. Ma solamente per meri doveri contrattuali, ragazzi, niente di serio. Ma bando alle ciance, no, qua se faccio così forse spreco. Ce la faccio. Immagino che qua infatti c'è. No. Riproviamo. Ce la faremo. Forse da qua, credo. Forse sapete che non serve proprio. Non serviva, non serviva. Ci volevano depistare, ma in realtà non serviva. Qua però serve. Sì, qua serve. Eh sì. Ci sono arrivato. Un aquilone. Vediamo dove ci porta l'aquilone. No.
perso troppo filo. Dov'è che ho perso troppo filo? Ah, ho perso troppo filo, forse perché l'ho legato. E non dovevo legarlo. Ciao Vizio! È arrivato anche Vizio! Vedete, basta sbagliare qualcosina, basta fare un nodo dove non andava fatto e è un attimo non riuscire a superare le porzioni di livello. Nice. Qui bisognava evitare i rami. Notate lo il sottofondo musicale di questa sezione che è assurdo. Prenderlo e quindi scendiamo. Pigne, nel dubbio ce le portiamo dietro, non si sa mai, magari servono a qualcosa. Abbiamo fatto una bella carovana e infatti no? Cancella Xbox, cancella, scusate, ogni tanto prende dei comandi a caso. Allora, mi chiede Luca, come fai a capire quanto filo ti è rimasto da utilizzare se tu guardi il corpo di Yarny, man mano va a diventare sempre più sottile. Questo ti aiuta a capire quanto manca prima che il filo finisca. Qua. Acqua, 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 muoio, 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 salta, morto. Abbiamo scoperto cosa c'era. Sì, scusate, ma mi era partito un comando vocale. Ho dovuto ricorrere a mali estremi, estremi rimedi. Non l'ho mandata a quel paese però in diretta, eh. Ok, allora, i granchi ci fanno male, questo sappiamo. Granchi. Niente, non vado d'accordo con l'acqua oggi, ragazzi. Sono stato un po' disattento. L'ho giocato un po' all'avventura questa sezione, infatti. Ne ho pagate le conseguenze. Adesso che abbiamo capito che cosa succede, magari la facciamo in maniera un po' più intelligente. Boni granchi da mangiare, sì. Qua boni no. Niente, anzi, proprio male male i granchi. Luca dice anche le animazioni sono perfette, sì, sì, non mi sento anche qua di dargli torto. Ma se riusciamo a arrivare là in alto.
Ovviamente la rincorsa è data anche dalla lunghezza di filo che utilizziamo, quindi soprattutto in questo caso magari dobbiamo arrivare. No! Proviamo. Andiamo giù in cordata. Vai Arni, facci vedere le tue doti da scalatore. Ecco, a posto, ci fa un ciampados. Qua. Via, 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 via. Salvo. E ce l'abbiamo fatta a superare anche questa sezione. Dai. Visto lì è uno dei segreti. Vabbè, proviamo a vedere se andando avanti troviamo del filo. Magari proviamo poi a tornare. Che è uno dei segreti, dei 5 segreti presenti all'interno del livello. Yes! No. Prendiamo un filo. Dobbiamo rifarlo da qua. Aspettando. Vediamo se così non ne perdiamo troppo, dai, proviamo ad andare avanti così. Allora, qua sta un'altra sezione molto molto platform, perché comunque le onde ci uccidono sostanzialmente, quindi dobbiamo gestire anche qui le tempistiche per muoverci nel modo corretto. No, che pirla. Niente, dobbiamo rifarla. Come vedete, va a sbagliare un attimo. E non posso dare neanche la colpa che stavo cercando di guardare la chat, perché non la stavo guardando. Luca continua a prodigarsi in questo amore verso la parte artistica del gioco e ancora mi sento di ragione. Sostanzialmente torniamo indietro.
Allora, abbiamo sacrificato la nostra vita, ma comunque lo abbiamo fatto per una causa nobilissima, perché era per quella. Svela il segreto professionale. Sto giocando io, ragazzi, ovvero sta giocando Taz. Chi è Taz? Per chi non lo sapesse, qualcuno magari sì, è il mio cane che è un bulldog inglese e che in questo momento sta dormendo in un'altra stanza, perché se per caso avessi deciso di farlo dormire qua mi sentireste bussare. Sì. Oh, qui abbiamo una pozza, credo che vada data manga. Ce l'abbiamo fatta, quindi dai. Sia 3 più il PG. Ciao Xdrod. Hello. Il PG è 3 più. Dovresti stare tranquillo. Nel frattempo continuiamo. Guardate anche se un po' sfocati gli sfondi del gioco, perché ragazzi è pura poesia. Guarda, qui invece continuano queste scene in cui si vanno a recuperare dei ricordi della famiglia. Siamo rimasti incastrati. Grazie. Serve il modo. Alla fine sì.
Niente, io mi lancio così. No. Ecco, adesso è arrivato Simo. Io sto facendo schifo. E adesso dirà che non sono capace. Hai visto, Simo, come mi destreggio? Robby, secondo me è un video che stai solo commentando.
cazzo ragazzi, oggi le scoprite. Avevo messo anche delle morti o delle fasi in cui mi bloccavo per cercare di sviarvi, ma avete scoperto un pazzesco. Tra l'altro vedo Diego Ponza che, oltre ad aver svelato il mio trucchetto, mi sembra che ti stia piacendo molto, corretto? Vizio mi dice di saltare 3 volte sul posto, va bene. 1, 2, 3. Fatto, così almeno posso prendermi qualche merito. Malfidenti. Ma c'è un piccione, no, guardiamo. Qua? Ah, qua secondo me vanno. Perché se io vado là troppo in basso, mi ammazzano. Via. Abbiamo attirati qui. Forse dal basso, vediamo. Eccoli. Sistemo un secondo la cuffia, ecco fatto. E proseguiamo nella nostra avventura. Allora, qua va aperto e va tirato. Ora così, se io lascio, non rimane fisso. Aspetta un attimo. Guarda qua. Il genio della lampada. Op. Op. Proviamo a tirare adesso. No. Forse il nodo va fatto dopo. Forse non serve fare il nodo, basta questo. Forse ce lo dovremmo fare questo. Va. No? Altro giro? Ragazzi, aiutatemi. Ma c'è anche... Ma ragazzi, ci siete tutti, ma che bello. Ma che onore vedere la mia disfatta, visto che adesso arrivate... Vale, potevi arrivare prima quando ne ho risolti almeno una 15ina di enigmi e non qua dove mi sono bloccato. Però è giusto così, aspetta. Io faccio un altro giro. Sì, bisogna tenere questa porta aperta in modo che io possa entrare.
No, così è aperto. No, così non è aperto. Allora, vediamo cosa mi suggerite. Fai il nodo. Ok, vediamo. È quello che avevo fatto prima. Wolfie mi dice fai prima il nodo alla porta, dopo scendi dall'altra parte. L'ho fatto. Ti giuro che l'ho fatto. Eh no, un altro giro? Tre giri? Ciao Ludovico 20. Beh, adesso è aperta però. Dai Yar, come fai a non entrare? L'ho tirata la corda adesso. Ok, sì, sì. Ciao Bizio culo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Con perseveranza. Ce l'abbiamo fatta. Scatoline non fanno niente. Ah sì, forse è andato su. Scusa Wolfie. Chiedo scusa anche al piccolo Wolfie, che saluto con tantissimo affetto. Immagino vado acceso il motore e questo... Ah, questo qua taglia la corda. Ma chiaramente lo so già. Che figura del cavolo che ho fatto. Ehi Vale, non si chiama così, no? Si chiama Yarni, per favore, eh? I nomi sono importanti. Come che pirla? Ma modera il linguaggio, Simone. C'è un bambino di 7 anni vicino a te. No, ho sbagliato. Porca miseria. Aspetta, aspetta, aspetta che ho sbagliato. Un attimo. Allora. Hop. Hop. Ma tipo adesso secondo me non serve fare, basta che vado giù ricordato. No, non posso andare giù ricordata, perché sono giù ricordata.
Ci avevo pensato, Bizza, a buttarmi nell'elica. Ci avevo pensato. Poi ho desistito. L'abbiamo fatta, mi sa, ragazzi, eh? Sì, anche il secondo. Allora, sono le 5. Volete vedere un pezzettino anche del terzo livello? Così non vado magari troppo avanti e non vi faccio vedere i livelli più avanzati. Ditemi, fatemi sapere. Bene, allora andiamo nel sottobosco della Danimarca, Svezia. Adesso non so se è ambientato in qualche preciso. Di base. Svezia sono, sì, deve essere uno spettacolo, natura incontaminata, un sacco di posti, tranquillità, grazie. Una donna, poi possiamo dire anche grazie. No, perché il nodo è... No, mi sa che dobbiamo... Là. Allora, ah, qua c'è il ramo. Giusti, questo passaggio è difficile. Hop, no. Hop. Salta, salta, salta. Bravo, bravo, Jarni, atletico. Allora, ah no, qua, questa è una diga, quindi secondo me... Quella manovella lì fa entrare l'acqua. Ok, allora. Io legherei questo qui. Questo qui. Tirerei la manovella. Ma non viene. Perché giustamente se non lo tiriamo in qua rimarrà là. Adesso rifacciamo il nodo con il filo un po' più corto. E infatti... Xbox cancella. Scusate ancora, ma non so che comando gli piace alla console che si attiva tutto il vocale. Allora, qua... E qua... Bisognerà saltare. Aspetta, vediamo. Hop! Vai, vai! Vai, bravo, bravissimo, agilissimo. Olè. No, serve il tronco.
qua cosa bisogna fare? No, mi sa che serve anche l'altro di masso. La prestigiurimeritazione. Opla. Opla. Oh. Via, filo libero. E ce l'abbiamo fatta. Questa roba non serve. No, infatti non serve. Aia. Bravissimo, bravo, bravo Diego Pozza. Vedo che hai colto la citazione e apprezzo moltissimo. No, Yarni, no, Yarni, no. Vieni con me, trucco. Sei diventato il mio miglior amico. Come vedete, tra l'altro, nel frattempo continuo a raccontarvi qualcosina. Le ambientazioni da un livello all'altro. Questo è sicuramente, vista la direzione artistica, decisamente bella. È anche piacevole vedere location sempre differenti. Arrivare là sopra, là sopra. Allora, questo va tirato giù. Poi così a naso lo bloccherei. Infatti, così rimane su. E poi saltiamo là sopra. Allora, il gioco sono 11 o 12 livelli. Poi, ovviamente, io qualcosina mi ricordo perché questi livelli li ho già giocati. Non ve li faccio vedere tutti perché... ovviamente, poi, la durata del livello è ovviamente estremamente soggettiva, dipende da quanto ci impiegate voi poi a... a superare i vari enigmi. Qua? No, non l'hai toccato. No, vieni su. Così, bravo. Bravo, atletico, un po' Indiana Jones qua, un po' Spider-Man, un po' Indiana Jones. Hopla! No, Yarni.
Yarni è andato. Salutiamo Yarni. Bisognerebbe anche capire se nel loro linguaggio Yarni significa qualcosa. Magari c'è anche un significato. Devo cercarlo. Vi prometto che nella recensione lo scrivo. Se c'è un significato, ovviamente. Bravo, tu, bravissimo. Maledette zanzare. Le zanzare ovviamente limitano un po' i nostri movimenti, ragazzi. Però con l'accio possiamo scacciare. Mamma mia, ma ragazzi, vedete la Vale? Pazzesco. Grazie, Vale. Perfetto. Mettiamo il masso di sotto. Rimane forse bloccato ancora. Ecco fatto. Qua il nodo non serve, che sennò perdiamo filo. Proseguiamo nelle nostre mirabolanti avventure di Yarni, che in italiano vuol dire sfilaccia filato chincaglieria. Mamma mia, anche chincaglieria. Pazzesco. Sono anche cos'è una chincaglieria? Pasqua, lo so. O no? Ma no, ma perché sto facendo il nodo che non serve a niente? Maledetta chincaglieria. Ok, se io faccio così, mi basta tirarlo. No, non è vero. Ah sì, però il nodo lo devo fare. No, il nodo non lo devo fare. Lo farò. Aguglieria, signori. Valentina Barranco, detta anche lo Zingarelli. O tre cani, Vale, se preferisci. Se hai preferenze anche su dizionari e simili. No dai, no così. Sì, Yarni, sopravvivi. Questi qua la situazione
zanzare si sta facendo piuttosto impegnativa. Signori, un arcio bellissimo. Bellissimo. Bellissima scena. Che giustamente si porta via le zanzarine. Come vedete, man mano che si... che il gioco... faccio qualcosa, no? Man mano che il gioco prosegue, ovviamente diventa sempre più impegnativa la... la situazione, ma ovviamente sto giocando io, ragazzi, non... Infatti ve l'ho fatto vedere apposta perché serviva comunque una persona che riuscisse a superare brillantemente tutte le situazioni. E nonostante Diego Ponza sostenga che stia giocando in playback, in realtà sto giocando in diretta e sono bravissimo. Vero Diego Ponza? Dai, dimmi di sì. Oh, Simo, mi fa piacere... Sì, quanti anni ha tuo figlio? Ricordamelo. Perché sì, tendenzialmente è un gioco che suggerirei a prescindere. Però il problema è che, come vedi, ci sono un minimo di situazioni in cui devi usare la testa, la logica, quindi in base all'età... Ecco, 7 anni sì e no, nel senso che potrebbe farcela, però se ci gioca insieme a te, ad esempio, stai lì vicino a lui e magari sugli enigmi un po' più difficili gli dai una mano, perché no? Cioè, è un bellissimo gioco. E tra l'altro ha una morale splendida, quindi insomma, soprattutto anche per un bambino è estremamente positivo. Va bene ragazzi, allora vi ho fatto vedere i primi 3 livelli, non voglio andare oltre anche perché sono 11 circa, quindi se poi lo volete giocare non vi svelo tutti gli enigmi per superare le sezioni di gioco, così lascio anche a voi un po' il piacere di provarlo, di testarlo, di scoprirlo soprattutto. Non ho aperto volutamente il diario, o comunque non mi sono soffermato, perché voglio lasciare a voi il piacere di scoprire la storia, che vi assicuro è bellissima, delicatissima, con tanto sentimento e tanto cuore. Quindi poi io sono una persona sensibile, quindi queste storie mi piacciono. Niente, questo era Unravel. Robbie Wolfie Jr. è sicuramente più bravo di te? Sì, senza ombra di dubbio. Non lo metto... Guarda, sono io il primo a dirlo.
non mi resta altro che salutarvi. Fatemi sapere se vi è piaciuto il live, perché se il live è stato di vostro gradimento, magari lo possiamo riproporre nella programmazione di settimana prossima, con qualche livello avanzato, così magari nel frattempo avete preso confidenza anche voi, o se magari non siete riusciti ad acquistarlo, non pensate di acquistarlo in brevi tempo, posso anche andare avanti nella storia senza troppi problemi. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, un bel follow al nostro canale. Trovate tra l'altro, come vi ho detto prima, la programmazione di Luca, ma fra circa 40 minuti siamo di nuovo live con Fabio, che vi farà vedere l'espansione di Dying Light, che è bellissima e fighissima, quindi guardate il live, perché almeno personalmente l'ho apprezzata parecchio quando l'ho provata, soprattutto le buggy con... sono bellissime. E se volete rivederlo, come mi chiede Diego Ponza, come sempre fateci sapere su gamesurf.it, magari sotto la recensione che uscirà tra domani e giovedì, così insomma proniamo il titolo. Non mi resta altro che salutarvi, ero Roberto, e vi do appuntamento al prossimo live mio, non so quando, di Fabio, tra 40 minuti circa. Ciao a tutti e alla prossima.